mari. E mosci qua su sangue dalla tua. Don Salvatore era un uomo d'onore con una concezione etica della malavita. Si era arricchito in maniera pulita con il contrabbando senza mai avere a che fare con la droga. Uomini così non ce n'erano più. Quella mattina non avrebbe mai immaginato, mentre passeggiava, l'arrivo di una tragica notizia. Gli avrebbero rapito suo figlio. Don Salvatore, io stesso sto male a dirvi ciò che devo dirvi, ma giuratemi sul vostro onore. Sembra l'onore. Sì, vabbè. Giuratemi che non andate in escandescenza. Nei confronti di vostro figlio è stato perpetrato uno dei peggiori delitti che nel codice penale si chiama sequestro di persona. Non mi sa mai che so tutte queste parole oscure. A legge non è legge, a legge è legge, a legge mia è solo una, e a legge lo cuore, commissà. E voi mi dovete spiegare bene perché non vi capisco. Commissà, spiegatevi meglio. Don Salvatore, tenete presente la Sardegna. Commissà, non ci capito, voi niente di meno state per darmi forse una brutta notizia e mi venite a parlare a stagione. In tuo cuore mio ci sta sempre l'inverno. Commissà, vi vado a spiegare buono, spiegatevi meglio. Don Salvatore, niente, niente. Riuscirà Don Salvatore Verola a capire finalmente il dramma che si è abbattuto su di lui? Lo sapremo alla prossima puntata.